Aspettate. Dobbiamo trovare quella password. Ma voi vedete. Il problema è che è morto. Non riesco a credere che siamo bloccati qui. Ma io non vorrei, eh. Ma penso di aver capito. Penso di aver capito quale sia la password. È questa qui. È questa qui. Ehi, forse ha a che fare con questo. Il simbolo è quello sulla porta della cripta. 1419, 1420 e 21. E se non fossero date? 1419, 1420. Oh mio Dio. Cosa? Dio. Avanti, parla. Va bene, va bene. Il tetragramma, i 72 nomi di Dio. Vedete? Sono tutti contenuti in tre versetti. Esodo dal 19 al 21. E sentite questa, vi piacerà. Riordinando le quattro lettere del nome di Dio nell'alfabeto ebraico all'interno del triangolo equilatero. La loro somma equivale allo stesso identico numero. 72. Ne sei assolutamente sicuro? Beh, questo è il motivo per cui lo dico a voce alta, Rebecca. Ma non sono ancora arrivato al bello. La costruzione del Colosseo è iniziata nell'anno 72. Abbiamo la password. Sean, prendi il furgone. Hai capito sto secchione? Avete capito il secchio di Sean? Tu, donna, non dovresti guidare. Madonna. Colosseo. Déjà vu. Ah già. Andiamo. E noi che facciamo? Potreste aver bisogno di uno storico là sotto. Ha ragione Sean, le gallerie portano sotto il Campidoglio. Gli aiuterò a trovare un'altra entrata. Sta attento, Desmond. Guido io. Ah, non ci provare, l'ho vista la tua auto. Raga, siamo nel Colosseo. Nella parte sotto al Colosseo. E siamo con Desmond, ok. Allora. No! Paro cazzo Desmond, sai, paro proprio fatto lo cazzo. E mo? E mo come fai a essere lì? Qua? Eh? Vedi che devo andare proprio di qua. Lucy, mi sto dirigendo verso l'entrata. Ok, bene. Se per caso vedi dei gladiatori, il mio consiglio è scappa. Ah, ottimo. Grazie, me lo ricorderò. Ok. Ora? Ah, sopra. Ok. Non posso credere che sto per tenere in mano la mia. È stato un lungo cammino. Te la meriti. Chissà se cambierà qualcosa. Se può volgere la situazione a nostro vantaggio. Sono sicuro di sì. Deve. E ora? Minchia, Desmond ha imparato benissimo. Mi ricordo che non sapevi fare un cazzo. Abbiamo una mappa dei templi. Ce la darà direttamente la mela. È così. Guarda, quello è Elvis. Come quello è Elvis? Stavolta ci andrà bene. Ok, ci siamo. 1, 2 e 3. Toccherà scendere? Ah no, ci infiliamo, ok. Vai, continua ad andare. A posto. È un dedalo in muratura. Sembra un vero labirinto. L'ipogeo conteneva le celle dei gladiatori e le macchine che li portavano sulla superficie. Tutta la zona in cui ti trovi adesso in origine era coperta da marina. E questo lo sappiamo tutti. E tu mi dici dove sei qua? Sarà un motivo. Infatti. E fin qua ci siamo.
Non ti vai ad andare? A posto. E qui qua ci siamo. Non ti preoccupa. La data di oggi è il 10 ottobre. Allora? Indovina quanti giorni mancano al lancio del satellite. 72. Sa tanto che conosco la risposta. 72. Oh mamma. La data di oggi è così importante. Dobbiamo solo prendere la mela e andarci. È il codice della porta. Qualcuno vuole assicurarsi che lo scopre. E chi? Chi vuole? Mi infetta nella porta. Grazie. Ok, torno su un terreno familiare. Qui. No. Qua. Ah, sono due tasti. Bella quella lama comunque. La posso avere pure io. Torcia. Ok. C'era qualcuno qui dentro, non c'è. Uè, che è successo? Chi è? Affidiamo a questo spazio l'epilogo della nostra fine. Che venga scoperto da una persona meritevole. Che la guidi. Che determini i suoi progressi. Che salvi il mondo che ci lasciamo dietro. Chi sei? Goku, non lo sai. Però che succede adesso? Solo capirai. Allora lì c'è la porta chiusa. Però effettivamente vado di qua. Faccio prima. Vedi qua. Vedi qua. A posto. Poi così. Olè. Salve. Mi dica. In principio fissammo le nostre verità sulla pergamena, sulla pietra, nei ricordi degli uomini. Questi si rivelarono troppo deteriorabili, distrutti dal fuoco, alla fame, agli allagamenti. Il mondo è nuovamente innocente. Innocente e ignorante. Come tutti. Vai Desmond, vai. Abbiamo la sua posizione. Credo di aver trovato un'entrata. Ottimo. Ok. Tocca salire? Senti, sì, e come? Di qua. A posto, così semplice. Ma mai pane a colazione proprio. Quindi il Vaticano. Qui siamo trovati nel Vaticano. Mi scusi. Scusatemi, eh. C'è il Vaticano, serio? È una chiesa a cazzo. Arrivo. Ma tu ci hai messo? Che posto è questo? Santa Maria in Araceli. Ah, ecco. Vedete le colonne lungo le navate? Sorgono su rovine romane. Pare che questa chiesa sia stata costruita sopra un antico tempio di Giunone. Ah, ecco. Bello il soffitto. Ti piace il soffitto? Ah, oh, certo che sei un'affascinante compagna di viaggio. Quindi? Ora dove si va? C'è qualcosa là sopra. Oh, seguilo, seguilo, seguilo. Oh, mettiamo i piedi in faccia alla Madonna. A pregare o altro. Ah, c'è la leva. C'è tante ristrutturazioni di questa chiesa. Questa leva non è mai stata tolta. Vabbè. Ah. Mi sembra tipo le cose degli assassini.
È come... è praticamente la referenza a Assassin's Creed 2. Sono pronto a bestemmiare. Sono pronto a bestemmiare proprio male. Non li creammo per essere saggi. E ora sono la nostra unica fallace speranza. Loro siete voi. Grazie. Loro chi? Voi possedete le potenzialità per comprendere. Ma avete distrutto i vostri strumenti. No! Voi avete rivolti contro voi stessi. Porca puttana. Abbiamo distrutto ciò che potevamo. Vi è nascosto il resto. Non tutto. Quasi tutto. Ma basta poco per stravolgere il mondo. Che cazzo ti penso? Di una cosa per salire oppure... Eterno. Per conservare oggetti, parole, saggezza. Ma non la vita. Ne avremo i mezzi. Ma il tempo... il tempo ci logora. Lui si scrive nella canzone, sore. Possiamo distrarlo. Possiamo attraversarlo con lo sguardo. Schivare a sinistra quando colpisce a destra. Ma prima o poi ti raggiunge. È inesorabile. Non possiamo sfuggirgli. Non per sempre. Sì, sore, ma io sono arrivato qua. Ecco qua. Ah. Salve. Non c'era nelle planimetrie. Desmond, vieni qui. Sto arrivando. Ha fatto proprio apposta. E oh, e do, e tre, e quattro. Qualunque cosa sia non serve a niente. È un vicolo cieco. Ah sì? Tu dici? Visto una cosa che si illuminava non io. Non sono sicuro. Infatti vedi si illumina. Ecco qua. Dove Sean? Sì, beh, se ci vuoi uccidere, devi sforzarti un po' di più, bello mio. Non è cagare, Sean. Ci siamo. Ah, il tempio. Sempre se Sean ha ragione. Ho sempre ragione. Ma quel vicolo cieco? Mai successo, sono stato frainteso. Qui? No, non penso sia qua. Penso sia proprio qui. Credi che parli la nostra lingua? Dillo e basta. Ok. 72. Ah, quindi è la lingua universale, ok. Dopo di te. Grazie Sean, sempre convincente sei. Allora raga, vediamo un po' cosa c'è in questo tempio. Porca troia. La mela sembra stare al centro. Meglio scoprire dove sono quei templi. Beh, io scendo. Premo questo tasto, vediamo un po'. Ah! I raggi che scorrono dal mondo sembrano degli interruttori. Se li tocchi tutti, forse puoi attivare la piattaforma centrale. No, o magari no. Trasformerai questa stanza in un'astronave e volerai via. Pensaci bene. E ancora non ci conosceresti. Voi avete 5 sensi. Noi 6. Tu l'avete tenuto per noi. Per sicurezza. Adesso non potrete mai sapere. Potrete provarci. Intuire. Potrete vedere, annusare, assaggiare, toccare, udire. Allora questa qua, ho capito.
Allora, mi sa che cazzo sto fatto. Proviamo a ricostruirlo tramite il sangue. Proviamo a farvi unire a noi. No! Vedevate lo scintillio blu. Sentivate le parole, ma non sapevate. Si sta incazzando, eh? C'è la mela lì. C'è la mela. È dura restare imprigionati. Sapere le cose come noi. Ti stiamo aspettando, Desmond. Lei a sinistra. Sì, cazzo. E saprai solo quando sarà troppo tardi. L'avete sentito anche voi? Ah, sono troppo forte, sono troppo forte. È la Madonna. È fatta. Non posso credere che siamo qui. Andiamo verso la mela. La mela. Allora dove sono i templi? Vuoi che chieda qualcosa? O che pensi a qualcosa? Eccola. Sicuro di aver chiesto la cosa giusta? Lo conosco, conosco quel simbolo. Quello è un berretto frigio. Sta per libertà. E quello è l'occhio massonico. Questi due simboli si trovano insieme in un solo. Che succede? Non riesco a muovermi. Il tuo DNA si è unito alla mela. Tu l'hai attivata. Liberatemi! Il 72esimo giorno prima del momento del risveglio. Tu, nato dai nostri lombi e dai lombi dei nostri nemici. La fine e l'inizio, colui che aborriamo e a cui rendiamo onore. Il viaggio finale ha inizio. Ci sarà chi ti accompagnerà oltre il cancello. Ella non ci è visibile. La croce oscura l'orizzonte. Perché c'è? Che stai facendo? La via deve essere aperta. Non puoi sfuggire al tuo compito. La bilancia tornerà in equilibrio. Non ho capito, lo sto muovendo io. Ferma, ti prego. Tu sei molto poco. Dobbiamo guidarti noi. Ma cosa? Regà? Ogni resistenza. Non sto capendo che cosa sta succedendo. No. No, io non lo voglio fare. Non lo voglio fare. Che palle. È fatta. La via è aperta. Soltanto lei va trovata, adesso. Risveglia il sesto. Vai, da solo. No, Lucy. No, così finisce. Non ci crederò mai. Non ci crederò mai. Non lo accetto. Non accetto questo finale. Non accetto questo finale, cioè, che ci posso fare? Che no, ma no. 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 Non è. No. No, 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 no. Cazzo, è in stato di shock. Non abbiamo scelta. Rimettilo nella macchina. Ma l'Animus che ha fatto questo? Sono io l'esperto o no? Fallo. No. Perché il doppiatore di chi è? Non sto capendo che sta succedendo. Ragazzi, grazie per essere stati qui con me in questa serie di Assassin's Creed Brotherhood. Io rimango sempre così, alla fine. Sempre. Sempre così scioccato. Non vedo l'ora di continuare. Veramente, non vedo veramente l'ora. E dire, raga, lasciate un bel mi piace, un bel commento, condividete il video agli amici, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdervi i prossimi video. Noi ci ribecchiamo domani con una nuova serie. E bella, raga.